Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Wirt o del Titmus Stereo Test, meglio conosciuto in questa seconda versione, e il quale è un test di valutazione della stereopsi locale, ovvero quella che è indotta dai dettagli dei target o comunque da stimoli monoculari. Fondamentalmente questo test si divide in tre sezioni ed è tutto polarizzato, quindi si devono indossare dei filtri polarizzati o comunque degli occhialini polarizzati per eseguirlo. La prima cosa che si fa quando si inizia questo test è andare praticamente sulla seconda pagina e guardare in basso l'esaminato o l'utente e fargli notare che ci sono due quadratini che al loro interno presentano due lettere diverse. Una è una L che si trova appunto a sinistra e l'altra è la R e rispondono a left e right e a loro volta praticamente rappresentano la funzionalità dei due canali visivi. Se c'è una problematica che influenza il canale visivo destro, ad esempio una soppressione, la R non sarà vista, viceversa la L insomma. Questa accortezza deve essere effettuata sia prima di iniziare il test che durante lo svolgimento. La prima sezione è quella della mosca, le cui ali praticamente sono state costruite in maniera tale da indurre una certa disparità laterale e creare il senso stereoscopico. E quindi dare la possibilità all'utente in possesso di una certa visione stereoscopica di percepire il rilievo. Quello che si fa è chiedere all'utente se percepisce il rilievo delle ali oppure se comunque l'utente è un soggetto in età evolutiva molto piccolo oppure poco collaborante. Gli si chiede di prendere le ali della mosca con le dita. Ovviamente se non è in possesso di una visione stereoscopica, le dita andranno praticamente a battere sul piano della figura, mentre se ha una visione stereoscopica saranno lontane dalla figura. Questa sezione va a valutare una stereopsi molto grossolana, ma davvero tanto, sono circa 3000 secondi d'arco, quindi è molto grossolana. Poi c'è la seconda sezione del test, la quale presenta tre file orizzontali dove ci sono 5 figure per ogni fila e possono essere degli animali oppure dei simboli LEA. E una figura per ogni fila praticamente va ad indurre una certa disparità laterale e sarà quindi presentata in rilievo, quindi verrà percepita in rilievo e l'esaminato è invitato a dire quale. Anche qui abbiamo una stereopsi medio grossolana, non media sicuramente, media grossolana. Poi la terza sezione è quella che va a valutare la stereopsia, o meglio la stereoacuità locale più fine. È fondamentalmente costituita da 9 disposizioni di 4 anelli, dei quali in ogni disposizione vi è un anello in rilievo. L'anello in rilievo fondamentalmente è costituito da 2 anelli che sono polarizzati, hanno polarizzazione opposta, i quali sono posti a una certa distanza fra loro, quindi c'è una certa disparità laterale indotta dai due anelli e tanto maggiore è questa disparità laterale, tanto più facile sarà percepire il senso stereoscopico, il senso del rilievo, ma tanto più bassa sarà la stereoacuità. Quindi si inizia con la prima sezione dove la stereoacuità si gira intorno a 900-800 secondi d'arco, per poi finire con l'ultima, la nona, in cui la stereoacuità che si va a rilevare o a misurare va dai 40 ai 20 secondi d'arco, quindi è molto fine.
Ovviamente il test è eseguito nello spazio prossimale e va eseguito con illuminazione ambientale normale e, come mi ostino a dire sempre, è necessario andare ad effettuare un test almeno uno solo per la stereopsi locale, ma anche uno per la stereopsi globale, perché sono due abilità differenti che devono essere testate entrambe. Non facciamo soltanto il test della stereopsi locale, perché abbiamo delle informazioni a metà. Quindi questo è il video per il Titmus Stereo Test. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style!